Ciao a tutti, in questo video andiamo a vedere come si trova l'area di un triangolo. Partiamo da un esercizio. Abbiamo queste tre coordinate e prima cosa andiamo a disegnarle in figura. A ha coordinate 5, 0. Vi ricordo che per disegnare dovete fare come battaglia navale. Quindi la X è 5, mi sposto a destra di 5 e la Y è 0, quindi rimango qui. A sta proprio sull'asse delle X. B, la X è meno 1, quindi mi sposto a sinistra sull'asse delle X. E la Y è 2, salgo sopra di due scacchetti. B è questo. C ha coordinate 5, quindi X 5, e Y 10 qua su. Congiungiamo i punti e otteniamo il nostro triangolo. Per trovare l'area abbiamo ben tre modi differenti per farlo e noi li andremo a vedere tutti e tre. Il primo modo è semplice, usare direttamente la formula, cioè l'area è uguale a base per altezza fratto 2. Il secondo modo è attraverso la formula di Erone, che è questa schifezza qua, ma non vi spaventate perché in realtà è una gran cavolata. Il terzo modo è andare a calcolare il determinante di questa matrice, è il mio preferito. Partiamo con il primo, base per altezza fratto 2. La base è AC, quindi andiamo a calcolare la distanza AC. Se avete visto il video sulla distanza tra due punti, sapete che AC, avendo la stessa X, si trova facendo il valore assoluto della differenza delle Y. Quindi AC è esattamente 10 meno 0, 10. Bene, l'altezza relativa alla base è BH, la andiamo a tracciare in figura. H che coordinate ha? Avrà la stessa X di A, quindi 5, e avrà la stessa Y di B, quindi 2. Per cui se voglio calcolare la distanza BH, poiché B e H hanno entrambi la stessa Y, allo stesso modo la regola della distanza tra due punti ci dice che dobbiamo fare la sottrazione delle X. Quindi 5 meno meno 1, meno per meno più, quindi 5 più 1. Ora che abbiamo trovato base e altezza andiamo a applicare la formula. L'area quindi è data da 10 per 6 fratto 2. 6 fratto 2 fa 3 e quindi la nostra area del triangolo ABC è 30. E questo è il primo metodo. Andiamo a vedere il secondo, cioè applichiamo la formula di Erone. Dobbiamo innanzitutto calcolare il perimetro, quindi AC l'abbiamo già trovato. Calcoliamoci AB con la formula della distanza tra due punti. Quindi AB è dato da la differenza delle X, 5 meno meno 1 vuol dire 5 più 1 alla seconda, più la differenza delle Y, 0 meno 2 alla seconda. 5 più 1, 6, elevato alla seconda fa 36. 0 meno 2 fa meno 2, elevato alla seconda fa più 4, perché un numero elevato alla seconda fa sempre più qualcosa. Quindi viene radice di 40 e portando fuori radice viene 2 radice di 10. Se non vi ricordate come si porta fuori radice, andate a vedere la mia playlist sui radicali, così ripassate brevemente tutte le proprietà riguardanti le radici. Ora che abbiamo trovato AB, ci manca trovare BC. Quindi applichiamo sempre la formula, la differenza delle X, quindi 5 meno meno 1 è 5 più 1 alla seconda, più la differenza delle Y, 10 meno 2 alla seconda. 5 più 1, 6, elevato alla seconda 36, 10 meno 2, 8, 8 per 8, 64. La somma fa 100 e la radice di 100 fa 10. Ok, andiamo a trovare il perimetro, quindi andiamo a sommare i tre lati, AC, AB e BC. Il perimetro, vi ricordo che si indica con 2π, è dato dalla somma dei tre lati, quindi sommando abbiamo 10 più 10, 20, e questo lo ricopio perché questa radice non si può sommare con nulla. Ora che abbiamo il perimetro, la formula ci dice di usare il semiperimetro, quindi dobbiamo ottenere π andando a dividere tutto per 2. Quindi otteniamo 10 più 2, 2 si semplifica, rimane solo radice di 10. Ora che abbiamo il semiperimetro andiamo a applicare questa formulona qua. Quindi l'area ci dice che deve essere uguale alla radice di π, questo, poi π meno ab. AB da noi vale 2 radice di 10, quindi questo meno 2 radice di 10 vuol dire 10 meno radice di 10, perché vi ricordo che sommare due radici tra di loro vuol dire sommare i coefficienti davanti, quindi 1 meno 2 fa meno 1 e la radice la ricopio. Poi andiamo a fare il semiperimetro meno AC. AC vale 10, quindi
Tutto questo meno 10 rimane radice di 10. Ultimo dobbiamo fare il semiperimetro meno BC. BC vale 10, quindi questo meno 10, 10, 10 se ne vanno e rimane radice di 10 anche qua. Andiamo a fare i calcoli. Allora, qui abbiamo una somma per differenza, quindi un prodotto notevole, e se vi ricordate bene dobbiamo moltiplicare il primo termine per il primo, 10 per 10, 100, meno il secondo termine per il secondo. La radice per se stessa va via e quindi rimane 10. Per cui il prodotto di questi due termini mi dà questo. Questi due, se li moltiplichiamo, una radice per se stessa va via e quindi rimane 10. Per cui abbiamo 100 meno 10 che fa 90. 90 per 10 fa 900 e la radice di 900 è 30. E come potete vedere abbiamo ottenuto lo stesso risultato che abbiamo ottenuto applicando il primo metodo della formula. Ovviamente anche utilizzando il terzo metodo l'area ci dovrà venire 30 come nei primi due. Andiamo quindi a vedere l'ultimo metodo. Allora, l'area è uguale a 1/2 il valore assoluto del determinante di questa matrice. Dobbiamo andare a mettere nella prima colonna tutte le x dei punti ABC, poi nella seconda colonna dobbiamo andare a mettere tutte le y dei punti e poi dobbiamo copiare nella terza colonna 1. Ora qui a fianco andiamo a ricopiare di nuovo queste due colonne. Questo metodo mi serve come trucchetto per andare a calcolare il determinante. Quindi 1/2 lo ricopio e ora andiamo a calcolare il determinante di questa matrice. La regola è: moltiplico questa diagonale, quindi 5 per 2 per 1, 10. Poi moltiplico questa diagonale, 0 per 1 per 5, 0, quindi non scrivo niente. Moltiplico questa diagonale, 1 per meno 1 per 10 fa meno 10. Ora che ho fatto queste tre diagonali principali, devo andare a fare tre diagonali secondarie, ovvero moltiplicando 5 per 2 per 1 fa 10, ma le diagonali secondarie vanno sempre cambiate di segno, quindi qua fa 10, devo scrivere meno 10. La seconda diagonale secondaria, 10 per 1 per 5 è 50, abbiamo detto meno 50. E l'ultima, 1 per meno 1 per 0, 0, quindi non scrivo niente. Quindi tutto questo calcolo è in valore assoluto. Ora 10 meno 10 se ne vanno, perché sono opposti. Meno 10 meno 50 fa meno 60, ma in valore assoluto è 60. E 60 fratto 2 fa di nuovo 30. Quindi avete ben tre modi per trovare l'area di un triangolo. Scegliete voi, in base anche al tipo di esercizio, qual è la formula più veloce e più semplice a livello di calcoli per poter trovare l'area, e allenatevi. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene, il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata!